Emergenza scuole, servono più aule. L'Istituto Carrara chiede alla provincia di aumentare il numero dei prefabbricati per gestire l'emergenza con il Civitali e il Paladino. Via della Chiesa contro il senso unico, troppi pericoli nelle strade di quartiere, i residenti chiedono di ripristinare il doppio senso di marcia sulla via di Tiglio. Rimosse le alghe dai fossi, doppio intervento del consorzio di bonifica per rimuovere il verde sui canali Farabola e Fossa dell'Abate a Camaiore. La pastorella che recitava poesie, l'attrice Michela Innocenti, porta sul palco del Teatro di Verzura la storia di Beatrice di Pian degli Ontani. Lo sport, la Lucchese ha chiuso con Marco Castagna, il centrocampista ex Modena ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo, in arrivo anche il giovane italo-albanese Isufai. Le Mura Lucca al lavoro al Palatagliate, in attesa dell'arrivo delle americane, le ragazze biancorosse si allenano al ritmo di due sedute al giorno agli ordini di coach Serventi. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano torna la vicenda delle scuole di Lucca in emergenza dopo la chiusura dell'edificio scolastico di via San Nicolao. L'ITC Carrara ha chiesto ufficialmente attraverso il proprio consiglio d'istituto alla provincia di Lucca di aumentare il numero delle classi a disposizione di Carrara ma anche di Paladini e Civitali in vista del prossimo anno scolastico. Più aule scolastiche per gli studenti del Carrara e del Paladini Civitali. La richiesta rivolta alla provincia di Lucca è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Istituto del Carrara. Come noto, l'Istituto di Viale Marconi per il prossimo anno scolastico è stato chiamato ad ospitare anche gli alunni del Civitali dopo la chiusura della scuola di via San Nicolao, mentre gli studenti del Paladini faranno lezione nei prefabbricati al Campo di Marte. Secondo insegnanti, dirigenti ed alunni dell'istituto commerciale, però, non è possibile per le tre scuole iniziare l'anno con un numero di aule inferiore al numero complessivo delle classi, cosa che costringerebbe all'uso a rotazione delle aule stesse e dei laboratori. Facendo i conti, al Carrara mancherebbero 4 o 5 aule, al Civitali 3 e al Paladini 2. Per risolvere la situazione, il Consiglio d'Istituto, nella mozione approvata, chiede che la provincia noleggi un numero maggiore di prefabbricati rispetto a quanto previsto. Questo perché, concludono insegnanti e alunni del Carrara, non è possibile sacrificare il diritto allo studio in nome del contenimento dei costi. Intanto proprio dalla provincia arriva la notizia che è in corso la gara pubblica per il noleggio dei moduli prefabbricati in questione e che sono in fase di svolgimento i lavori all'edificio dell'ex centro trasfusionale al Campo di Marte, che ospiterà due laboratori e 12 aule. Tutto questo mentre ormai manca meno di un mese allo squillare della prima campanella. È ancora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita il bambino di 6 anni caduto dalle mura urbane di Lucca. Lo hanno comunicato i medici dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo è ricoverato. Il bambino è precipitato nella cannoniera del baluardo San Regolo con la sua bicicletta da un'altezza di circa 6 metri, riportando diversi traumi. E una donna di 70 anni, residente a Chiesa nel comune di Massarosa, è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno, dove è stata trasferita dopo che al pronto soccorso dell'ospedale Versilia è stata confermata la diagnosi di meningite da meningococco. La ASL ha già effettuato la profilassi di tutti coloro che sono entrati in contatto con la signora, circa 20 persone, i parenti e alcuni anziani che hanno partecipato ad una festa che si è tenuta in paese. Le condizioni della paziente, tenuta sotto stretta osservazione, sono al momento stabili. Torniamo a parlare della questione del traffico a San Filippo. 86 residenti di Via della Chiesa hanno firmato una petizione consegnata al Comune di Lucca per chiedere il ripristino del doppio senso di marcia su Via di Tiglio. La sperimentazione del senso unico in Via di Tiglio, spiegano i residenti, ha provocato la deviazione del traffico sulle strade di quartiere come la nostra, rendendo la zona pericolosa e invivibile. Con la petizione si chiede quindi la limitazione del traffico su Via della Chiesa, riservando l'accesso alla stessa esclusivamente ai residenti e agli utenti della scuola materna. E i residenti chiedono anche la deviazione del traffico proveniente da Capannori verso Lucca, con il ripristino del doppio senso di circolazione su Via di Tiglio o su altre percorrenze adeguate.
Su questo argomento è intervenuto anche il consigliere comunale di Casa Pound, Fabio Barsanti, chiedendo al comune di ripristinare la situazione antecedente all'introduzione del senso unico fino a quando non ci sarà un piano serio sulla viabilità nella zona est della città. Torniamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Pisa e Lucca sono intervenuti sopra il foro di San Giuliano, al passo di Dante, sopra Santa Maria del Giudice, per un incendio di bosco provocato da un fulmine. Sul posto anche i volontari dell'antincendio boschivo. Queste immagini ci sono state inviate da una nostra telespettatrice. È stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero della Regione Toscana perché le fiamme sono divampate in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. Tra l'altro, un altro incendio, sempre provocato da un fulmine, era scoppiato precedentemente anche nella zona di Mastiano. In queste immagini continuiamo a vedere l'elicottero antincendio che scarica acqua sulle fiamme. Ancora la cronaca, la polizia ha denunciato un giovane lucchese di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti si sono insospettiti quando il ragazzo in via San Girolamo, in centro storico a Lucca, si è allontanato velocemente in bicicletta alla vista della volante che stava transitando. Inseguito per le strade del centro, alla fine è stato fermato e controllato. Aveva con sé 6 involucri di hashish e 80 euro in contanti. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Camaiore dove il consorzio di bonifica è intervenuto per ripulire dalle alghe i canali Farabola e Fossa dell'Abate. Doppio intervento del consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per rimuovere le alghe sui canali Farabola e Fossa dell'Abate a Viareggio e Lido di Camaiore, finiti nelle ultime settimane al centro di proteste per il diffondersi a dismisura di fioriture verdi che ricoprivano in ampi tratti l'intera superficie. Il consorzio ha appena avuto dai comuni interessati la disponibilità dei cassoni per smaltire le alghe, è subito intervenuto con 2 squadre per la rimozione, lavorando contemporaneamente su entrambi corsi d'acqua che torneranno puliti nel giro di qualche giorno. La ditta usa delle panne galleggianti in modo da raggruppare il più possibile questa alga e poi con l'escavatore la rimuove e la porta a riva. Poi con il camion viene trasportata nei cassoni appositi per lo smaltimento successivo di quest'alga. Vale la pena ricordare che all'inizio di agosto il consorzio di bonifica era già intervenuto su questi canali, togliendo completamente le alghe che rappresentavano un pericolo per l'ecosistema delle acque e emanavano anche cattivi odori sgradevoli per la popolazione residente. Sì, la fioritura delle alghe in Versilia è un fatto ricorrente che si propone ogni anno. Questo nasce soprattutto dalla presenza di nutrienti, cioè di fosfati e nitrati, ma con una concentrazione molto alta all'interno dei corsi d'acqua, più le temperature alte che fanno sì che la proliferazione delle alghe sia massiccia nei periodi come questi. Insomma, il consorzio interviene in uno spirito di collaborazione con gli enti locali, che sono coloro i quali sono titolari della rimozione di queste alghe, ma noi lo facciamo appunto in uno spirito di collaborazione fra enti, però occorre davvero mettere mano alle cause. Le cause sono note, sono quelle che dicevo prima, quindi bisogna rimuovere i nutrienti che fanno sì che le alghe crescano a dismisura. È scomparso all'età di 70 anni Oriano Franceschini, che è stato coordinatore delle Misericordie della Lucchesia e per un decennio governatore della Misericordia di Massa Macinaia. I funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio 24 agosto alle ore 15 alla chiesa di Massa Macinaia. Alla famiglia Franceschini le condoglianze di tutto lo staff di Noi TV. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo nella piana di Lucca perché domenica prossima si corre la Vinaria, corsa ciclostorica attraverso la piana. Tutto pronto per la terza edizione della Vinaria, corsa ciclostorica vintage che si ispira al ciclismo classico del Novecento, promossa da GS Cicli Carube in collaborazione con i comuni di Capannori, Lucca e Porcarie, con l'opera delle mura. Il programma dell'evento è stato presentato in comune a Capannori. L'appuntamento è per la mattina di domenica 26 agosto, con il raduno alle 8.30 al mercato di Marlia e la successiva partenza dalla villa La Badiola di San Pancrazio. I partecipanti potranno scegliere tra 2 percorsi, uno di 48 e uno di 83 km. Tra i luoghi che saranno attraversati dalla carovana ciclistica ci sono le Mura di Lucca, i paesi delle colline capannoresi e la Quercia di Pinocchio a San Martino in Colle.
È una manifestazione sicuramente importante per Cavannori, è la terza edizione, per la prima volta si parte e ritorna sul nostro territorio, quindi è veramente un'occasione bella sia dal punto di vista sportivo, perché comunque è una manifestazione che va a ricreare quello che era, diciamo così, no? Il ciclismo di inizio Novecento, quindi veramente bella, importante turisticamente perché porta tante persone, fa conoscere il nostro territorio, le colline, le ville a tantissime persone. E poi una manifestazione anche che serve ad unire la nostra comunità, perché partecipano insieme alla ciclica Rube anche le associazioni di Marli a questo weekend, le attività commerciali, produttive, quindi veramente un momento importante che spero si godranno in tanti. La corsa sarà anticipata sabato 25 agosto a partire dalle ore 16 al mercato di Marlia da una mostra mercato di materiale vintage, esposizioni di auto e moto d'epoca, degustazioni e una cena. Sabato prossimo 25 agosto in centro storico a Lucca in programma la Notte Bianca, la Confcommercio ha confermato ufficialmente che ci sarà anche un evento pucciniano, l'appuntamento è a partire dalle ore 22 in piazza San Francesco, ci sarà un recital delle arie tratte da alcune delle più celebri opere di Giacomo Puccini. E sempre per quanto riguarda Puccini è uscito un libro che racconta la storia delle rappresentazioni pucciniane al Teatro del Giglio di Lucca. Puccini al Giglio è il titolo del libro scritto da Emiliano Sarti, per anni insegnante al Liceo Classico Machiavelli, che ha già pubblicato diversi volumi sulla vita e le opere di Giacomo Puccini ed Alfredo Catalani. In questo volume, edito da Dream Edizioni, Sarti ripercorre la storia delle rappresentazioni delle opere pucciniane al Teatro di Lucca, a partire dalla prima, l'Edgar, nel 1891, fino ai giorni nostri. Nel libro l'autore riporta anche le notizie e le recensioni pubblicate dai giornali lucchesi in occasione delle rappresentazioni pucciniane in città. Ne emerge un quadro di grande attenzione di Lucca e dei lucchesi nei confronti del maestro, che sfata alcuni luoghi comuni sul rapporto tra la città e il suo più grande figlio. Molte delle opere di Puccini sono state rappresentate al Giglio poco tempo dopo la prima assoluta, alcune addirittura pochi mesi dopo, e questo dimostra il legame, la curiosità che la città di Lucca aveva nei confronti di Puccini. E l'importanza anche del teatro nell'ambito nazionale. Ovviamente il libro è ricco di curiosità e di notizie sicuramente interessanti per gli appassionati dell'opera. Una curiosità è questa: ho trovato che nel 1961, nel settembre, nella stagione del settembre 1961, Luciano Pavarotti cantò nella Bohème dopo il debutto di qualche mese prima al Teatro di Reggio Emilia, e venne a Lucca appunto nel settembre per riprendere l'opera che poi lo renderà famosissimo. Uno spettacolo sul palco del Teatro di Verzura a Borgo Amozzano ha fatto rivivere la vicenda di Beatrice di Pian degli Ontani, pastorella, poetessa e mamma di 8 figli. Quasi un centinaio le persone che hanno assistito all'omaggio che il Teatro di Verzura ha dedicato alla prosa, con uno spettacolo che ha raccontato una donna particolarmente importante vissuta nell'Ottocento, Beatrice di Pian degli Ontani. Questa pastorella, poetessa, cantante e mamma di 8 figli ha fatto innamorare l'attrice Michela Innocenti, tanto da dedicargli un intero spettacolo. Diciamo che è stato il secondo tentativo di portare il teatro, le opere teatrali, al Teatro di Verzura. L'anno scorso avevamo un attore siciliano, quest'anno abbiamo scelto questo spettacolo che parla di una donna interessante, una donna fuori dal tempo, una donna dell'Ottocento ma molto moderna. Michela Innocenti, accompagnata alla fisarmonica da Maurizio Monte, per oltre un'ora ha accompagnato i presenti in un viaggio molto molto vicino alla pastorella poetessa. Emozionante, bello, una condivisione all'aria aperta insieme a tante persone che sono intervenute, e c'era il cuore di Beatrice stasera e c'era il cuore delle persone che batteva forte. All'incontro con Michela, Beatrice è stata veramente molto, come dire, importante, no?
da rimettere e rievocare questa figura così importante di questa poetessa pastora. Per me è molto emozionante, grazie. Ultimo appuntamento della stagione con il naturopata Marco Pardini. Sì, avremo Marco Pardini che ci parlerà di piante, ci parlerà di fisioterapia. E niente, vi invito a venire perché è l'ultima serata per questa stagione. Ed era l'ultimo servizio di questa prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.